Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Come abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria, continueremo ad analizzare la situazione dei mercati, ma non solo, cercheremo anche di fornirvi un'analisi sullo scenario politico e soprattutto ecco, lo scenario della guerra internazionale, del conflitto russo-ucraino, se la parola pace, la parola democrazia e soprattutto la parola diplomazia riusciranno ad avere la meglio in questo 2023 o se come invece dicono purtroppo tanti analisti, i contorni, i confini geografici della guerra si amplieranno e il conflitto, la portata del conflitto diventerà ancora più drammatica, coinvolgendo magari anche altri paesi a livello globale. Di tutto questo parleremo con il nostro Jean Ergas, che io saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Jean. Buongiorno, buongiorno. Ecco Jean, che tra l'altro buongiorno e buon anno a te, io rivelo insomma questo particolare ai nostri telespettatori, non sei in collegamento dagli Stati Uniti, sei in Europa per vedere come si sta, immagino da questa parte certo. dell'oceano, ecco, come si sta, certo. come ci si sente in Europa, o era meglio restare negli States a New York? No, io qua mi sento benissimo, sono cresciuto in Italia, sono cresciuto a Roma, dunque per me chiaramente sto giocando in casa, come si suol dire, non sto giocando più fuori campo, così io ho due campi, ma questo è il mio vero campo, diciamo così, sentimentale, affettivo, emotivo, e chiaramente qui si sta estremamente bene. Noto una cosa molto interessante, è che a casa mia qui in Europa il riscaldamento c'è, il che vuol dire che abbiamo questo primo scoglio, diciamo così, quest'anno almeno dell'energia è stato, diciamo così, affrontato con successo relativo. Penso che alcuni paesi stiano facendo il razionamento, dove mi trovo io qui si sta bello al calduccio, e questo per me è veramente il barometro dell'economia, ossia europea, è hai freddo o non hai freddo, io non ho freddo, dunque qui c'è uno spiraglio di speranza che si sta aprendo. Spiraglio di speranza, vedremo insomma rispetto ad un 2022 davvero complesso, sì. annus horribilis soprattutto per sì. la finanza. Ecco, secondo te invece il 2023, Jean, sarà l'anno che ci restituirà un po' di fiducia nell'azionario innanzitutto e poi nell'economia in generale? Ma io credo che effettivamente sia già stato parecchio scontato, ossia, quindi passiamo adesso agli scenari peggiori, secondo me. Uno, ampliamento del conflitto, ovviamente in guerra in Ucraina, e dunque questa è una carta, una wild card, questo jolly, ma è un jolly in senso malvagio, malefico, potrei dire. E poi due, chiaramente, ossia l'azione delle parti delle banche centrali, le due cose sono strettamente correlate. Io credo che, ossia sparo, perché non dico che spara dall'anca, ossia io credo che l'S&P 500 negli Stati Uniti probabilmente potrebbe, in un caso peggiore, ossia non guerra totale, non, diciamo così, fail safe, Dr. Strangelove, andare fino a circa 3.200-3.250, fino a tentare di fissare il bottom in queste cose. Penso ci possa essere una leggera spinta rialzista nel breve termine se i risultati aziendali non sono troppo malvagi. Ricordiamoci che le attese sono assolutamente minime, ossia per cui se qualcuno dovesse eccellere e fare, non so, giusto un attimo di più del previsto, potrebbe esserci una piccola scintilla. Io direi che ci sarà molta volatilità sui mercati. Dobbiamo parlare anche della Federal Reserve, di tutte le banche centrali che sono molto agguerrite, che si sono messi chiaramente nei panni di Bud Spencer e Terence Hill, questi spaccano tutto. Qui oramai banche centrali agguerrite e, diciamo, rapporto ossia tra banche centrali e mercato non più sui parati in casa, ma divorzio. Questo è il punto più importante. Abbiamo visto anche le dichiarazioni della Federal Reserve. Dunque, io direi sì, con molta cautela, molta volatilità, chiaramente più scende e più c'è meno rischio che scenda ancora, ma ricordiamoci che le azioni sono ancora care in termini storici e di rapporto di prezzo utili. Eh no, certo, Gian, hai detto bene, insomma, ruolo ancora veramente centrale, ecco, quello degli istituti guidati da Jay Powell e da Christine Lagarde, tra l'altro impegnati con il simposio dei banchieri. Beh, sì, sì. Aspettiamo tra l'altro alle ore 15 italiane le parole proprio del governatore della Fed, che però sono già state anticipate, attenzione, da altre due diciamo, idee prospettive che arrivano direttamente dagli States e in particolar modo
modo da Mary Day della Fed di San Francisco e Rafael Bostic della Fed di Atlanta, che hanno già messo le mani avanti e hanno detto qui di adottare una politica accomodante non ci pensiamo proprio, il livello dei tassi arriverà sopra il 5% dall'attuale range del 4,25-4,5%. Ecco, quindi una Fed diciamo ancora parecchio agguerrita, magari ecco sì, ci saranno delle diminuzioni per quanto riguarda le percentuali da 0,75 a 0,50, ma la lotta all'inflazione rimane insomma il pensiero numero uno. Direi assolutamente di sì, abbiamo visto le reazioni di Daly e di Bostic. Ossia, a me interessano quelle molto di Daly, perché Daly è una grandissima colomba assieme a Kashkari all'interno di questo, comitato. Lui non voleva fare mai nulla, praticamente voleva anche ridurre il QE. A un punto il signore ci dice che il tasso andrà oltre il 5%, ma forse un po' accomodante se potrebbe essere rialzo 0,25. Ossia, noi siamo sempre stati convinti che avrebbero infranto prima il Mach 1, che era il 3, poi il Mach 2, che era il 4, poi il Mach 3, ossia in termini sonici, che è chiaramente il 5%. Io credo che la Daly che si sposta vuol dire che tutto l'asse si sta spostando, che c'è una ridefinizione tra moderati, diciamo, e agguerriti e linea dura. Oramai sono tutti più o meno sulla linea dura. Bostic ha detto una cosa estremamente interessante, che se noi riflette un duplice aspetto: uno, che l'inflazione chiaramente non è ancora debellata, e che due, che l'inflazione sarà persistente, e dunque astraendo dall'assoluto tasso di inflazione bisogna guardare la persistence, ossia questo è molto importante, non inutile guardare solamente gli spikes. Qui stiamo guardando molto queste punte che fa, che può fare per diversi motivi, per esempio il prezzo energetico che fa uno spike, c'è una riduzione, c'è una carenza di offerta di petrolio, o se anche negli Stati Uniti causa gelo, però quello che veramente bisogna andare a guardare è il fatto che i prezzi continuano ad aumentare e si può arrivare a un punto dove c'è la goccia che fa traboccare il vaso dal punto di vista di incredibili, di ulteriori attese inflattive e più richieste salariali. Qui siamo in un dominio dal punto di vista matematico della completa non linearità, ossia questi tutti che ritengono che andrà avanti uno più uno, no, ti fa uno più mezzo, più due e poi fa il salto a tre, ossia fa il salto di tre punti. Dunque è lì il problema ed è per questo che la Federal Reserve sta tenendo duro, e per questo anche che noi siamo d'opinione che persiste questa asimmetria tra mercati e Federal Reserve in termini macroeconomici o microeconomici estremamente semplici, applicata alla macroeconomia, ossia il mercato sta facendo il pricing sul margine, sul delta, sul cambiamento di una metrica che poi può anche essere molto discussa, che è quella chiaramente in aggregato dell'aumento, ossia dei stipendi che abbiamo visto la settimana scorsa, mentre la Federal Reserve dice no, io voglio vedere una time series qui molto consistente, che i prezzi stanno veramente scendendo e che stanno andando verso la direzione del 2%, e loro non tratteranno su questo 2%, non è trattabile, questo non è Porta Portese a Roma quando ero ragazzo io, effettivamente, o se no, vabbè, signora, guardi, non facciamo il 2, faremo il 3.25, 3.5, e poi dopo le do anche, non so, gli accendini per la macchina. Chiaro, no, ossia, non è, ossia, Gian, non è come questo. Dal salumiere che uno dice, vabbè, lascio, no. qua non si può, ecco, non si può assolutamente insomma abbondare rispetto, e lo ha detto anche Powell nell'ultima conferenza della Fed, è stato netto e chiaro, cioè il target è quello indicato, quello del 2%, e siamo ancora abbastanza lontani, negli Stati Uniti, esatto, ma soprattutto anche in Europa. Chiaro, no, diciamo che siamo subito al versante europeo. Noi vediamo una Banca Centrale Europea che ha le prese con molticipli problemi, perché la Banca Centrale Europea ha veramente un duplice mandato. Un primo mandato è quello ufficiale, dove dicono noi siamo qui per la stabilità dei prezzi. Per esempio, la Banca Centrale Europea non ha come mandato l'impiego nella zona euro. Questo viene demandato, questo impegno viene demandato ai singoli governi tramite la politica fiscale. Certo, però appunto c'è il assolutamente il mandato della stabilità finanziaria e dell'inflazione, e abbiamo visto, ecco, probabilmente Gian, dagli ultimi dati che sono usciti in questa settimana, possiamo dire che forse anche in Europa il picco dell'inflazione è stato raggiunto. Ci sono dei numeri incoraggianti che arrivano dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia. Ti dico, la Germania siamo passati dal 10% di novembre all'8,6% di dicembre, quindi insomma una contrazione significativa. Resta il punto di domanda dell'Italia, dall'11,8% all'11,6%. Perché secondo te, ecco, l'Italia è il paese che fa più fatica a vedere insomma un miglioramento della situazione in termini di inflazione?
Ma io penso che innanzitutto bisogna guardare il miglioramento della Germania, che fu Britain, probabilmente causato semplicemente dal fatto che un tedesco ha speso una barca di soldi per Sì. dare sussidi sul prezzo dell'energia. Dunque, se noi facciamo questo calcolo, diciamo sì, inflazione headline meno, però la verità è che qui aumenta il debito e a un certo punto questo gioco non è più, diciamo, agevole, così fin quanto devono spendere. Dunque, questa è un'artificiale compressione dell'inflazione. Io direi che il problema in Italia è un altro, secondo me. Ossia, il problema Italia è che ci sono delle strozzature proprio a livello sistemico nel sistema che proprio portano per esempio a una certa rigidità, ossia inefficienza nella distribuzione per esempio. Poi abbiamo altri fattori, per esempio dal punto di vista bancario, la trasmissione del prestito bancario tramite il sistema che dunque agisce anche su tassi più alti e dunque rincara ulteriormente, ossia da una spinta di rincaro a coloro che vogliono applicare un po' il pricing power. Ossia ci sono diversi fattori che giocano qui. L'Italia però è sempre stato un paese dove c'è stata una forte spinta inflattiva. Ricordiamoci anche un altro punto dell'Italia, che in Italia c'è tantissimo cash in giro che non è dichiarato. Questo è molto importante. Perché se noi andiamo a guardare l'economia italiana dal punto di vista semplicemente dei dati ufficiali, non ha senso. Dice, come fa questo paese a tirare avanti? C'è il 20% del PIL che non è dichiarato. E dunque questo non si riflette nel GDP, ma si riflette nell'andamento dei prezzi e dunque c'è questo, diciamo così, scostamento tra GDP ufficiale ed aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, ossia, capta perfettamente in gran parte questa economia sommersa. Secondo me Chiaro. anche lì c'è un problema. Chiarissimo. Ecco, Gian, a proposito dell'Italia, è stata bacchettata anche dal Financial Times, non so se hai letto, ecco, l'analisi degli economisti appunto statunitensi che parlano, ecco, di un'Italia come anello debole dell'Eurozona. Questo perché? Perché presenta naturalmente un debito sovrano molto elevato in una situazione di quantitative tightening, di aumento naturalmente, ecco, dei tassi di interesse. L'Italia invece deve piazzare ben 1.300 miliardi di bond e chi li acquisterà, visto che appunto la Banca Centrale Europea adesso adotta insomma la politica contraria? E quindi secondo te ha ragione il Financial Times? Siamo davvero l'anello debole della catena o è stato un po' troppo severo nei nostri confronti? No, io direi che effettivamente ci sono due Italie, dobbiamo cominciare. C'è l'Italia macroeconomica, con conti ufficiali, che fa acqua da tutte le parti e che fa acqua da tantissimi anni, e il miracolo italiano ci sono stati due. Uno, che effettivamente è quello del dopoguerra, del boom che nessuno si aspettava, e il secondo è stato che questo è un paese che riesce ancora a stare a galla con un tenore di vita piuttosto alto. Questo è il punto, c'è un'Italia micro e c'è un'Italia macro, c'è un'Italia dei conti dello Stato. Secondo me c'è un pericolo qui, il pericolo è la crisi di fiducia da parte degli investitori nella capacità dell'Italia di rifinanziarsi a tassi convenevoli. Ossia, uno dice io vado sul mercato, ci vado a cercare i soldi, ma quanto dovrò pagare? 4-10 che possiamo essere sul rendimento di un decennale attuale o dovrò per aumentare, diciamo, l'indebitamento, c'è uno salto non lineare che mi porta a pagare il 5. Perché è molto difficile in questa situazione, io ero nel mercato dei capitali per anni, ossia molti facevano fatto portato anche sul mercato la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto Immobiliare Italiano, andavo a parlare con il Tesoro, conosco molto bene questa tematica. Il problema d'Italia è effettivamente l'indebitamento incrementale. Dunque, è questo il problema. Secondo me sì, c'è questo problema e allora si pone molto bene la domanda del quantitative tightening a cui volevo arrivare prima, perché il duplice mandato io lo vedo uno come chiaramente questo è la stabilità dei prezzi, ma il vero mandato è la coesione politica e economica dell'Eurozona, perché l'euro e l'Eurozona sono un concetto politico e non un concetto economico, il top down è politico. E io credo che qui ci possa essere un rischio, però passiamo subito al dunque, la Banca Centrale Europea cosa farà? Secondo me lascerà lievitare questi spread, il che non vede un rischio sistemico e due, questo rischio sistemico ancora non si vede, non siamo ancora al punto dei 250 punti base di spread, e però secondo me loro fanno anche ciò per un motivo estremamente semplice, come dice sempre la Ragazzi, bisogna fare le riforme. Loro dicono, se noi interveniamo sull'Italia subito, l'Italia non farà mai le riforme. Se noi aspettiamo che questi si prendano un attimo di paura, allora a quel punto forse partono le riforme. Quello che loro ancora non hanno capito è che non faranno mai le riforme, perché le riforme non sono fattibili.
non sono fattibili in un paese che invecchia, non sono fattibili in un paese che ha ancora un sistema pensionistico a un certo punto anacronistico, ma capisco perfettamente le preoccupazioni di chi deve percepire una pensione anche bassa in prevalenza, perché lì veramente soffrono, ma questo è un problema che l'Eurozona si dovrà portare appresso e questo è il prezzo della coesione politica e secondo me la Banca Centrale Europea entrerà sul mercato per stabilizzare i prezzi, diciamo, delle obbligazioni italiane e permettergli il refinancing, andranno fin lì a comprarsi tutta l'emissione che farà l'Italia, come dicevano prima? Forse sì, forse no, però dovranno dare un segnale. Ma io vedo un grosso problema qui, perché se ci dovesse essere un capovolgimento, per esempio, la situazione energetica, o che per esempio schizzano in su per qualsiasi motivo i prezzi energetici, perché c'è forte concorrenza tra l'Europa e la Cina che si riapre sull'LNG, questo è il primo punto. Secondo punto, allargamento del conflitto ucraino. Allora, in posizione di stress, i crediti più deboli vengono penalizzati maggiormente. Allora, io credo che ci sia un problema qui, ma il vero discorso sarà cosa farà poi la Banca Centrale Europea in una situazione in cui i singoli governi, incluso quello italiano, sono alle strette per la politica fiscale, per il già alto indebitamento, interverrà o no? Insomma, loro interverranno, non vorranno la crisi del debito, ma l'Italia dovrà pagare molto di più e c'è il rischio di un downgrade dell'Italia a non-investment grade. Questo è il vero Chiaro. problema. La persona più importante a questo punto per l'Italia, lo dico francamente, non è la signora Lagarde, sono gli agenti e gli esperti di rating di Standard & Poor's e Moody's, loro hanno in mano il destino di questo paese. Eh sì, beh, insomma, situazione particolarmente complessa qui e tra l'altro l'anno si è inaugurato proprio, l'abbiamo visto con il colloquio, il meeting tra la von der Leyen e la Meloni con la riaffermazione anche dell'impegno da parte dell'Italia sul PNRR, altro punto naturalmente Giusto. centrale questo. Però come hai sottolineato Gian, molto della situazione ecco, dipenderà anche poi dall'evoluzione della crisi energetica legata Esatto. inevitabilmente al conflitto in Ucraina. E qui la domanda che tutti si pongono, ovviamente, cioè se nel 2023 effettivamente la diplomazia avrà la meglio, come del resto, ecco, si auspicano tutti, ma si auspica, soprattutto, ecco, il ministro degli esteri ucraino che aveva proposto questo meeting, all'ONU e alle Nazioni Unite per trovare, insomma, una sintesi, tra, le varie parti, o se invece al contrario lo scenario addirittura si amplierà a macchia d'olio. Ecco, la tua previsione sul conflitto che è un punto centrale, a cosa assisteremo in questo 2023? Io credo che assisteremo innanzitutto a un conflitto che continua, qui la guerra continua, questi nessuno qui molla, se è così, molto semplice. Allora, poi assisteremo anche, diciamo, degli screzi tra gli alleati, gli USA, più la NATO, più anche l'Italia, che è un'alleata molto fedele, ha fatto molto, anche il governo Meloni, e chiaramente anche il governo ucraino. Ossia, qui tutti si focalizzano su questo, chiaramente, questa aggressione sia da parte della Russia e l'Ucraina. Questo è un discorso russo-ucraino. No, ma questo è anche un discorso molto importante tra gli alleati dell'Ucraina e l'Ucraina. Ossia, poi all'interno anche di ciò, all'interno degli alleati dell'Ucraina, poi ci vedremo in un istante. Qual è il problema? Il problema è che qui, ossia, ci sono divergenze molto forti. Il signor Zelensky dice: io non smetterò finché lui non lascia, lui raddoppia, io non smetto finché non ho riconquistato tutte le terre ucraine, il che vuol dire prima del 2014. Allora, qui in America gli altri si mettono spavento e dicono: senti, scusa, ossia, noi capiamo perfettamente dal punto di vista così nazionalistico, ossia patriottico, però se qui effettivamente, ossia, vuoi anche riprendere la Crimea, allora a quel punto scoppia il finimondo, perché allora lì veramente siamo in una situazione come noi abbiamo disegnato, abbiamo tracciato, simile a quella, il rapporto che c'era durante la guerra di Corea tra il comandante in presente, il commander in chief delle forze armate, che è negli Stati Uniti il presidente Truman, e il generale MacArthur. Ossia, Truman disse: io voglio che il conflitto in Corea, disgraziato che sia, rimanga localizzato, ossia questo è il minore dei mali. E MacArthur dice: no, io voglio vincere e voglio andare in Cina e bisogna usare la bomba atomica. Allora, e allora a quel punto Truman lo licenzia e dice: tu sei colpevole di insubordinazione, che è assolutamente vero, perché in Italia e America, ossia, il potere militare è subordinato al potere civile, giustamente, e lo manda proprio così a casa. Fine discorso. Allora, qui abbiamo un Truman che è Biden,
più i suoi alleati. E poi abbiamo anche un MacArthur, che è questo Zelensky, che non solo fa un gioco di parole, Zelensky è molto pieno di gelo e dice: io voglio liberare l'Ucraina. Noi diciamo: aspetta un attimo, per questo siamo chiari con lui, diciamo: ti daremo certe armi, non te ne daremo altre, perché questo è secondo me, non un guerrafondaio, ma uno che, ispirato da questa santa missione, vuole andare addirittura ad attaccare la Russia, e allora lì scoppia il finimondo. Allora, cosa succederà? Secondo me che ci sarà ancora conflitto, noi ci andremo, ossia speriamo con i piedi di piombo, un tipo di armi che diamo affinché non possa scatenare, diciamo, la terza guerra mondiale, andremo a dare adesso questi famosi carri armati Leopard, quelli tedeschi, poi anche noi abbiamo dato anche altre armi, un po' più sofisticate, i tedeschi danno anche un'altra batteria Patriot, questo è interessante, ma faremo molta attenzione affinché non si espanda. Si può espandere? Sì, secondo me si può espandere, se poi torniamo al punto dove c'è un esercito ucraino che tenta di muoversi, per esempio, sulla Crimea. Allora lì scoppia il finimondo, perché lì c'è tutto l'appoggio popolare anche a Putin, e Putin dovrà reagire. C'è ancora parecchio supporto anche in Russia per i governi di Putin, non credo, non so se sia enorme, ci sono questi suoi partigiani. Chiaro, Cosa altro potrebbe Gian. succedere? Eh sì, no, beh, certo, la È lì il Crimea problema. è ovviamente ecco, un punto focale che potrebbe addirittura far esplodere completamente la Giusto. situazione. E attenzione perché l'altro nodo riguarda i rapporti poi della Russia con la Cina, perché, e Giusto. ritorno alla conferenza che c'è stata tra Putin e Xi Jinping prima di Natale, dove i leader si sono parlati, dove Putin ha invitato al Cremlino, appunto Xi Jinping in primavera, dicendo in buona sostanza, in maniera anche non troppo velata, che gli vuol far compiere l'ultimo passo, cioè quello di un sostegno non solo politico, non solo economico, ma soprattutto militare. Ecco, secondo te questo passo verrà effettivamente compiuto? Come si posizionerà, la Cina, in questo scenario? Ma io credo che innanzitutto la Cina combatta anche abbastanza di questo conflitto, secondo me. Ossia, la Cina vuole questo, la Cina vuole una Russia che dà fastidio agli Stati Uniti per poter utilizzare questa Cina, questa Russia come pedina. Ossia, questo è estremamente importante. Questo è un rapporto che c'era tra l'Unione Sovietica e il Vietnam. All'Unione Sovietica, che in Vietnam ci fosse il socialismo, non gli importava assolutamente nulla, però faceva parte della scacchiera della guerra fredda, e questo è molto molto importante. Dunque io credo che i cinesi daranno probabilmente degli aiuti, non daranno aiuti che permetteranno, diciamo, alla Russia di annientare l'Ucraina e ulteriormente alienare gli americani, ma di fare anche una continua resistenza. Ossia, ma non credo che i cinesi vogliano un allargarsi di questo conflitto, perché alla fine c'è un discorso fortemente commerciale. Vediamo la Cina, e dunque sarà un rapporto tipo Unione Sovietica con il paese satellite che era il Vietnam, per dare fastidio agli americani nel sud-est asiatico. E secondo me vediamo anche cose interessanti sulla Cina. Io non credo sia grande speranza qui, ma hanno visto che hanno sostituito, ossia, un grosso un diplomatico che era estremamente aggressivo, che era stato il portaparola, ossia, del governo cinese, con una persona più moderata. Vogliono assumere dei toni un attimo più moderati. Io questa sarà pure tattica e non strategia, però questo mi sembra importante, cosa sta succedendo con la Cina. La Cina sta tentando almeno di avere un modus vivendi non violento con gli Stati Uniti. Poi il discorso di Taiwan è un altro È che andrà certo. più in là. Però ricordiamoci, qui si parla di tattica e non di strategia, si parla di breve termine e non piani quinquennali. No, chiaro, insomma, ecco, un'estensione del conflitto in realtà sarebbe un boomerang per la stessa economia cinese che è legata all'Occidente, Esatto. e che vuole salvaguardare appunto in primo luogo la sua crescita. Ecco, non è che si parla di buonismo, ma si parla di interessi nazionali. Poi, come hai detto, ecco, sottolineato, c'è il grande punto di domanda, anzi i grandi punti di domanda, uno rappresentato da Taiwan, l'altro rappresentato dall'Iran e poi naturalmente dalla Sì. Corea del Nord, che lì, insomma, non si sa perché c'è una diciamo volontà di Kim di sganciare queste armi. Le abbiamo viste, insomma, missili che partono verso il Giappone incontrollati e magari uno sfugge e non si sa poi come va a finire. Quindi ecco, oltre al conflitto che già c'è,
potrebbero aprirsi degli scenari anche che in questo momento chiaro, magari molto non ecco, preoccupanti che non ci aspettiamo. Vedremo, insomma, lo analizzeremo naturalmente di settimana in settimana. Gian, io ti ringrazio naturalmente per essere prego. Stato qui con noi oggi in collegamento. Ti aspettiamo in studio, vista insomma la tua permanenza ancora per qualche giorno qui in Europa. Sarà un piacere, come sempre, ecco, ascoltare le tue analisi e le tue riflessioni. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie e auguri a tutti, un grandissimo onore. Grazie. Ringraziamo ancora il nostro Gian Ergas.